La mia vita è cambiata da quando ho incontrato nelle mie letture Sant'Agostino. Ok, e questo come possiamo intenderlo? Sant'Agostino diceva, ama e fa ciò che vuoi. No, però non diceva proprio questo. Beh, più o meno. Mi dispiace contraddirlo. No, no, lei deve contraddirlo. È meno che più. E allora me lo dice giusto cosa diceva Sant'Agostino? No, non stavamo parlando di questo. Lei mi ha chiesto cosa... Io non sono... Non è che posso riportare per intero ciò che pensava Sant'Agostino, ma da quello che ho letto, cercato di... Però poi... Io questo scilipoti in questa versione non l'avevo... Lei punta alla santità. Sicuramente meno sotto il profilo spirituale che materiale carnale. Non è che posso riportare per intero ciò che pensava Sant'Agostino, ma da quello che ho letto, cioè dire, la prima cosa che ci ha lasciato, ci ha indicato, ed essere molto spirituale e poco carnale. Senta, Scilipoti, ma da quando hai cominciato a leggere Sant'Agostino? Da poco? Da qualche anno. Combattivi si deve essere sempre. Non è che Sant'Agostino affermava o ci ha tramandato di non essere combattivi. Sono combattivo, io non è che sono agnellino. Erano situazioni diverse e parlavo un linguaggio diverso in un momento particolare della mia vita. Però poi resto forse un po' antiquato nel dire che la vecchia famiglia, con le vecchie logiche, cioè dire un uomo e una donna, per me è sempre la migliore e quella che dovremmo guardare con grande interesse e con grande amore. Però poi faccio la riflessione, libero arbitrio, Sant'Agostino. Ognuno faccia ciò che vuole e nessuno di noi ha il diritto di giudicare positivamente o negativamente gli altri. Se io dovessi avere una posizione che contrasta con le posizioni di altri parlamentari, o se dovesse contrastare con altre posizioni, nel caso in cui mi dovessi accorgere che la mia posizione è sbagliata, sarei pronto e potrei fare un passo indietro e chiedere scusa per quello che ho detto o per quello che ho fatto. Non sono né in missione né santo, sono un peccatore, molto più di lei. No, vabbè, chi lo sa, lo deciderà il Padre Eterno chi è più peccatore. Certo, l'importante è che sia io che lei abbiamo commesso dei peccati da purgatorio e non da inferno. Che però la strada di Sant'Agostino gli aveva detto che la strada che doveva percorrere era piena di difficoltà, lui ha scelto la strada forse che era più grande, più bella da percorrere, però alla fine Sant'Agostino dice che da una parte c'è il buio, dall'altra parte la luce. Con un miracolo diventa beato, con due miracoli la fanno santo.